Grazie per la vostra presenza, ringrazio tutti i giornalisti intervenuti e anche i tifosi che assistono a questa conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico dell'Audace Cerignola che vi andiamo subito a presentare, mister Giuseppe Raffaele, che oggi ha diretto il primo allenamento con i ragazzi, lunga esperienza per Pino Raffaele nei campionati di Serie D e di Serie C, ASD Due Torri, Akragas, Orlandina, Igia Virtus, ACR Messina, Potenza, Catania, Viterbese e poi ancora Potenza. Io do la parola al padrone di casa, il presidente dell'Audace Cerignola, Nicola Grieco. Sì, buonasera a tutti. Oggi è un giorno importante secondo me per la nostra squadra, per la nostra città e soprattutto per il futuro del Cerignola Calcio. Mancano 7 partite, il nostro obiettivo quest'anno è stato quello di comunque, non voglio dire riuscire a mantenere il risultato dell'anno scorso perché sappiamo che è stato il primo anno da neopromossa, il primo anno di matricola. Siamo arrivati quindi, abbiamo fatto i playoff nazionali, poi ricordiamo tutti quella maledetta partita per Saffoggia, però sono qui non per parlare del futuro del Cerignola, ma stiamo guardando in avanti significa dare la nostra massima tranquillità, esperienza e soprattutto gratitudine al mister che innanzitutto lo ringrazio per aver accettato di allenare il Cerignola Calcio da qui fino alla fine del campionato, ma soprattutto gli abbiamo dato un'altra grande fiducia che pure per l'anno prossimo il mister Raffaele sarà l'allenatore del Cerignola Calcio. Questa valutazione l'abbiamo fatta in virtù proprio di dare continuità, di dare un senso e di dargli il tempo e la possibilità di poter esprimere il suo calcio, le sue idee e soprattutto si sta facendo per il bene della nostra squadra. Io, ripeto, ringrazio il mister, ringrazio il suo allenatore in seconda, Giacomo Ferrari, dove siamo stati ieri sera a cena nel nostro albergo, ci siamo fatti una lunga chiacchierata. Mi è bastato poco per capire che è un uomo di calcio, il mister, perché sia io che il mister siamo di poche parole, quindi ci siamo stretti la mano e io rinnovo i miei auguri al mister che riusciamo a finire questo campionato nel miglior modo possibile. Oggi, secondo me, non dobbiamo tanto guardare in avanti, ma soprattutto salvaguardare questa categoria che l'abbiamo raggiunta l'anno scorso. Quindi il nostro obiettivo innanzitutto sarà quella di mantenere questa categoria e per poi riprogrammare l'anno prossimo un campionato, spero, diciamo, con tante note positive. Io vorrei fare pure un appello alla città di stare vicino alla squadra perché tutti quanti noi vogliamo vincere, tutti quanti noi vogliamo fare sempre meglio. Purtroppo il calcio è fatto di vittorie e di sconfitte, e quando ci si perde sono in primis a metterci la faccia. Sono molto rammaricato per la partita di domenica, la squadra è stata fischiata. Secondo me è giusto che ha avuto un atteggiamento del genere la tifoseria, perché quando vedo che la squadra non dà tutto in campo, allora siamo molto arrabbiati tutti quanti. Quindi non è solo la tifoseria, siamo tutti arrabbiati, perché comunque, ripeto, a nessuno piace perdere, però ci sono modi e modi di perdere, però ripeto, non sono qui per parlare del passato, voglio essere molto positivo e pensare al futuro, quindi rinnovo il mio benvenuto al mister e passo la parola al direttore sportivo che magari vorrà aggiungere qualcosa, grazie. Direttore. Innanzitutto, buonasera a tutti. Beh, Presidente chiaramente è la voce più autorevole per ovviamente parlare, dire delle cose, esprimere dei pensieri, dei concetti. Io vorrei aggiungere solo un paio di riflessioni. Innanzitutto mi sembra anche doveroso e giusto ringraziare l'allenatore che ci ha accompagnato fino all'altro giorno, perché va rispettato il lavoro che viene fatto sempre in precedenza da qualsiasi persona, e per cui va detto e
va anche sottolineato. Poi, a discapito di quello che può essere una valutazione, un risultato, è chiaro che poi siamo oggetto sempre di discussione e quindi di valutazione, e poi nel calcio succede. Volevo aggiungere un'ulteriore cosa che riguarda anche la scelta del mister Raffaele. Questa scelta va considerata anche in virtù di una conoscenza e anche di un approccio che c'è stato quest'estate, perché come voi ricorderete, prima di scegliere il successore di Pazienza noi abbiamo fatto una serie di valutazioni su diversi profili, e tra questi c'è stato anche un incontro con il mister Raffaele che insomma è stato positivo. È chiaro che poi lì la politica aziendale in quel momento ci ha portato a fare delle considerazioni e abbiamo fatto una scelta condivisa che ci ha portato ad oggi poi a dover considerare come priorità nella sostituzione di Ivan il profilo che in quel momento ci sembrava adatto a poter poi fare ciò che invece dovremmo fare per il futuro. È chiaro che è ancora prematuro parlare di futuro, perché oggi incombe il presente e, come ha detto il Presidente, dobbiamo conservare questa categoria che abbiamo conquistato con tanto sacrificio e tanto sudore. E a scanso di equivoci e di polemiche mi sento di dover dire che tutto quello che si fa per l'Audace lo si fa sempre con dignità e con rispetto. I risultati che magari noi tutti auspichiamo a volte confondono la realtà delle situazioni. L'Audace è vero che ha una forza importante come proprietà, è vero che ha tanta voglia e orgoglio di dover dimostrare di essere all'altezza della situazione, ma io sfido chiunque a dire che questa squadra e che questa società non abbia dimostrato nel tempo di essere nel panorama nazionale una squadra e una compagine, una società rispettata. E noi questo la dobbiamo tutelare. E quando parlo di tutela parlo anche di atteggiamenti che devono essere costruttivi, a discapito delle polemiche e dei risultati. Quelle ci stanno. Ci stanno e bisogna stare zitti da professionisti. Ma mai intaccare un processo, un procedimento, un atteggiamento che questa società ha dimostrato nel tempo, da quando la famiglia Grieco è nella persona del presidente, che poi, parliamoci chiaramente, il presidente è sempre disponibile, è sempre vicino, ha sempre voglia di fare, ha sempre voglia di vincere. Ma per vincere si passa anche attraverso queste dinamiche. L'anno scorso con entusiasmo siamo andati avanti, quest'anno ci voleva la mentalità. Ho sempre parlato di mentalità, che noi tutti dobbiamo avere. E per far sì che questa cosa continui con dignità e con rispetto dobbiamo crescere tutti quanti. Io in primis, perché commetto degli errori anch'io, per l'amor del cielo. Non sono un santo, non sono una persona che indovina tutte le scelte, però sono qui che combatto ogni giorno per il bene dell'Audace, insieme al Presidente, al Direttore Generale, insieme a tutti quelli che lavorano dal magazziniere fino all'ultimo per questa società. Quindi oggi si apre un capitolo che deve creare un ulteriore spunto e un'ulteriore spinta in avanti. Dobbiamo crescere in professionalità, è un allenatore che ha un pedigree, ha vissuto certe piazze, abbiamo bisogno anche della sua esperienza per arrivare a ultimare e a crescere anche degli aspetti che non sono solo di campo, perché il campo poi è una conseguenza di tante cose. E attraverso lui, attraverso il lavoro, cercheremo anche di colmare quelle che sono delle cose che dobbiamo migliorare. Per cui rinnovo insieme al Presidente il benvenuto al mister e insieme a lui cercheremo di costruire un'altra pagina di storia dell'Audace. Grazie al Presidente Nicola Grieco e al Direttore Sportivo Elio Del Toro. Salutiamo anche il Direttore Generale Francesco Di Biase, che è presente all'interno della nostra sala stampa. Come annunciato dal Presidente, mister Raffaele si lega all'Audace Cerignola sino a giugno del 2025 e sarà coadiuvato da mister Giacomo Ferrari, lo scorso anno vice di Pancaro e poi allenatore in prima del Monopoli. Io cedo la parola al nuovo tecnico dell'Audace Cerignola, Giuseppe Raffaele. Prego mister. Grazie. Intanto desidero ringraziare il Presidente e il Direttore per le parole e soprattutto per la fiducia. Sono molto
contento e carico di questo matrimonio, perché sicuramente è vista anche in maniera progettuale, però è anche vero che abbiamo 7 partite e mi voglio prendere immediatamente le responsabilità per cercare di finire il campionato al meglio. In queste 7 partite dobbiamo capire bene tutti, l'ho già detto ai ragazzi, quello che vogliamo fare, perché le ambizioni del presidente della piazza devono essere anche le ambizioni di tutti, a partire dai calciatori e da sottoscritto. Quindi dobbiamo creare i presupposti in queste 7 partite per creare il futuro, ma anche per continuare la stagione, perché voglio assolutamente cercare di ottenere il meglio in queste partite. Poi sappiamo che ci sono in questo momento dei momenti, è un momento difficile da molti punti di vista, lasciando perdere la classifica, soprattutto dal punto di vista, ecco, che quando si viene da un anno come lo scorso anno molto importante e nel periodo anche di un campionato che fino a 2 mesi fa era anche interessante, e mancare la vittoria da 8 partite nel rush finale può creare delle problematiche, come anche il presidente ha evidenziato, però dobbiamo trovare le soluzioni immediate, e dicevo, in un momento dove parecchi giocatori, perché quando a inizio anno abbiamo fatto una chiacchierata col direttore, io ritengo che Cerignola abbia una squadra importante, ma è anche vero che in questo momento, soprattutto in determinati ruoli, qualche giocatore che è anche di esperienza, che può aiutare, è stato fuori, e quindi si deve ulteriormente responsabilizzare la squadra per uscire subito, perché veramente è un finale di campionato questo dove c'è tutto ancora in gioco, e quindi dobbiamo non volare con la fantasia ma lavorare di settimana in settimana. Ho detto prima che dal primo momento mi prendo responsabilità anche da questa partita di cercare di ottenere il meglio, ma è anche vero che non posso che non dire ai ragazzi di dal punto di vista mentale soprattutto di preparare questa partita, perché poi ci aspettano delle settimane dove andremo a incidere sicuramente sotto tutti i punti di vista. Quindi sono per natura una persona con i piedi per terra, però per natura e anche per diciamo esperienza, nel calcio ci sono i momenti belli e i momenti non belli. Dall'equilibrio si ottiene sempre il massimo in tutte e due le fasi. Quindi questo è quello che cerco di trasferire in questo momento, che per quanto sia delicato, ripeto, può fare nascere anche delle certezze che in questo momento non ci sono. Apriamo alle domande dei giornalisti, vi chiedo di presentarvi, nome, cognome, testata, vi chiedo naturalmente domande costruttive e che siano afferenti all'oggetto della conferenza stampa odierna. Buonasera, buonasera mister, benvenuto a Cerignola. Grazie. Antenna Sud. Innanzitutto le chiedo come ha trovato la squadra, perché oggi c'è stato il primo allenamento. Guarda, non vuole essere una risposta, ma che fotocopia che ho già dato ai tuoi colleghi, ma naturalmente il primo allenamento va considerato che la squadra ha effettuato 3 partite in una settimana, l'ultima domenica sera. Consideriamo che giochiamo venerdì, quindi in 15 giorni questa squadra effettua 4 partite. Capirai che non può un allenatore andare a incidere in questo momento in una determinata maniera, perché rischio di fare un favore alla squadra avversaria. Quindi mi sono soffermato più sull'aspetto mentale, un paio di concetti, ma il vero lavoro, considerato che dobbiamo andare a fare punti già venerdì, ma il vero lavoro sicuramente comincerà la prossima settimana. In questo momento ho chiesto alla squadra di ricordarsi, ecco, che è una squadra forte, a prescindere, ripeto, le assenze, perché anche nelle assenze poi si tirano fuori altri giocatori. Però per fare questo bisogna pure, secondo me, ecco, che meno male ho seguito tutto il campionato fino a questo momento, alzare un po' l'intensità della ricerca, perché le cose non vengono mai
regalate da nessuno, perché anche le altre squadre hanno i loro obiettivi, le loro problematiche, e quindi tutti ormai, quando si arriva a questa fase del campionato, scendono col coltello fra i denti. Quindi secondo me la prima cosa è importante questa, a tutto il resto si unirà il lavoro per quello che sono le mie competenze e la mia idea di calcio. Per questa partita mi aspetto sicuramente di vedere questo aspetto dalla squadra. Questa è una squadra, mister, che ha avuto in questa stagione un canovaccio tattico abbastanza preciso, giocando sempre a 4. Adesso, al di là dell'approccio immediato della partita di Catania tra 3 giorni, per il futuro cosa dobbiamo aspettarci? Qual è l'idea di calcio di mister Raffaele? Se ci saranno dei cambiamenti, secondo lei, rispetto a quanto visto finora in stagione? Guarda, io posso avere la mia idea di calcio, però credo che poi un allenatore debba valutare il materiale che ha a disposizione, e quindi bisogna, ma anche in maniera temporale, perché può essere che ci sono le individualità, soprattutto giocando spesso, ci sono le individualità che stanno meglio in un momento e altre in un altro momento. Se parliamo di concetti miei di calcio, sicuramente voglio avere una squadra offensiva, aggressiva, che attacca con più uomini possibili, ma che nello stesso tempo è equilibrata. Mi piace una squadra che sui duelli si fa valere, mi piace una squadra che trasmette anche al pubblico. Questo è il mio concetto di calcio, che viene fuori dalle mie convinzioni, ma che, voglio dire, ci vuole anche tempo per trasmetterlo. Ma ritengo che questa squadra lo abbia nel DNA. E se mi chiedi a livello tattico, non amo parlare di modo di gioco, anche perché nella mia carriera ho giocato spesso con moduli diversi, quindi anche durante il campionato. Io credo che se tu hai, come hai Rosa e Cerignola, tutti i difensori a disposizione, stiamo parlando di una difesa che anche numericamente, purtroppo in questo momento non numericamente, perché rischiamo in questo momento di essere veramente all'osso, in un reparto invece fortissimo per la categoria, almeno come lo ritengo io, e allora tu devi sapere che puoi lavorare in una certa maniera, sfruttando giocatori importanti anche in quella maniera. Questa è la squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo con un'impostazione, e quest'anno ne ha avuto un'altra, quindi ritengo che si possa lavorare su entrambe le situazioni, mettendo poi nel più breve tempo possibile anche idee mie sugli stessi moduli di gioco. Prego. Buonasera mister, buonasera a tutti. Buonasera. Antonio Palladino di Telefoggia. Al di là del modulo, mister, lei possiamo definirlo come un allenatore pacato, semplice, che però chiede tanto, tantissimo alla squadra e cura ogni cosa nei minimi dettagli. Cos'altro aggiungere in merito a Giuseppe Raffaele e le sue caratteristiche in particolar modo? Guarda, non amo parlare moltissimo di me, perché per me nel calcio la cosa più importante sono i giocatori, perché sono i protagonisti, ma non soltanto i giocatori perché sono i protagonisti, i giocatori perché la funzione dell'allenatore è farli rendere al massimo delle loro potenzialità in un'organizzazione di gioco. Quindi per questo ritengo che sono la cosa fondamentale i giocatori, e a prescindere dalle tue idee poi devi anche lavorare sulle loro caratteristiche. Se mi dici semplice, non lo so, perché pure io sono una persona che ho sempre cercato di tenere un buon rapporto con tutti i giocatori che ho avuto, però, come pretendo molto da me stesso, l'ho detto anche oggi ai ragazzi, pretendo molto dalla squadra, soprattutto nell'atteggiamento. Non mi piace assolutamente specchiarsi o adagiarsi. Mi piacciono le squadre che dall'inizio alla fine sanno, perché poi i grandi successi, che non per forza si parla di vittorie campionate, i grandi successi anche di crescita di una squadra in futuro passa anche dalla crescita dei giocatori, anche nei momenti difficili. Una volta che ti abitui a superare i momenti difficili, una volta che sai stare nei momenti importanti, che hai equilibrio, da lì secondo me può nascere anche una squadra forte. Ha avuto modo di seguire, di dare un'occhiata a questa audace Cerignola nel corso di queste 31 giornate? Se sì, che idea si è fatto? In alternativa, un parere sulla griglia playoff a questo punto, se Cerignola alla fine può ambire a questo piazzamento, può fare la voce grossa eventualmente? No, guarda,
praticamente ho fatto indigestione di partite in questo momento, quindi compreso soprattutto nel girone C, perché è il girone che ho sempre fatto. No, non mi va di parlare adesso né di guardare indietro né di guardare avanti, mi va di organizzare un lavoro importante nell'immediato, mi va di creare empatia con i giocatori, con la squadra, il momento più bello sarebbe vedere in poco tempo, e non è facile, ma vedere in poco tempo che la squadra assume connotati di quello che voglio vedere io, e da lì poi vediamo il resoconto fra 7 partite. E secondo me questa squadra, ripeto, al completo ha le potenzialità, questo è il mio auspicio, di giocare anche i playoff per qualunque risultato, può essere eliminato, puoi arrivare, perché la rosa c'è, ma non è questo oggi che io posso né promettere né garantire, è quello che vorrei. Sicuramente voglio vedere una squadra che in queste 7 partite deve meritarsi un futuro a Cerignola, a cominciare dal sottoscritto, nonostante, ho detto questo, i contratti sì, ma bisogna meritare. Io ho uno scorcio di 7 partite dove voglio dare anche un'impronta, ripeto, sicuramente non sarà facile, ma la squadra, quando riesce a avere da subito un immediato, un'impronta poi di quello che vuole l'allenatore, te la dà anche nell'immediato. Mi è già successo in passato e quindi mi auguro che succeda anche qui. Mi sposto su un altro tema, un altro argomento. Lei è sempre stata una persona piuttosto disponibile, sempre con i tifosi. Qual è il messaggio che dà la piazza appunto a tutti i tifosi gialloblu, Giuseppe Raffaele, quest'oggi? Messaggio è che sicuramente Cerignola viene visto dagli addetti ai lavori come una società dinamica, giovane, con un presidente ambizioso, e che ci sono momenti dove le cose vanno benissimo e momenti dove ci può essere anche una fase di stanca, però anche in questo momento il presidente ha dimostrato di volere programmare per il futuro, e non è scontato oggi, quindi potrebbe essere oggi magari anche deluso, invece sta parlando in maniera anche molto equilibrata, piedi per terra, prima mantenere la categoria insieme al direttore e soprattutto programmare anche per l'anno prossimo. E io dico che questo deve essere il passaggio fondamentale in questo finale di campionato da parte di tutti. Dobbiamo tutti cercare di spingere al massimo, perché io vorrei continuare questo campionato fino alla fine di maggio, dico la verità, non ci penso al futuro, ma nello stesso tempo voglio creare i presupposti per portare un lavoro già organizzato dove andare poi, ecco, continuando insieme, andare poi a toccare veramente poco e avere una squadra che già sa quello che vuole e sa quello che fa. Buonasera a tutti, buonasera Raffaele e benvenuto a Cerignola. Saverio Serlenga, Gazzetta dello Sport e l'Immediato. Domenica col Monopoli ho visto una squadra spenta, una squadra con molti giocatori sottotono, svogliati, come se non volessero giocare a calcio. Come pensa in pochi giorni di far cambiare atteggiamento alla vigilia di una partita dura come quella di Catania? Ripeto, in un campionato ci sono momenti anche psicologici. Secondo me questa partita porta dietro, ecco, il fatto che quando non si vince tanto tempo, parlo anche per esperienza, può lasciare delle scorie nella testa, e quindi questo è stato quello che è successo. Come penso di portarlo? Ripeto, col lavoro soprattutto, ma anche con la mentalità. La mentalità deve essere una squadra che ha bene in mente quale deve essere il suo obiettivo, e in questo momento il suo obiettivo è quello di andare a ricercare il meglio in un'organizzazione. Per quanto riguarda le prestazioni, non deve mai, mai, sottolineo mai, per quanto mi riguarda, lì divento inflessibile, mancare la voglia. Io già la squadra la vedo in salute quando tu non perdi i duelli. Quando tu non perdi i duelli già sei una squadra in salute, quindi questo non deve mancare mai. Poi nell'immediato, nel breve, cercheremo di portare anche conoscenze che aiutano i giocatori a fare quel tipo di calcio che voglio proporre. Grazie. Prego. Altre domande?
buonasera a tutti, buonasera mister, benvenuto, buonasera. E in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Per un caso del destino, le prime due partite le disputerà da ex, a Catania e a Potenza. Le chiedo dove in questi giorni, prima della partita di Catania, non c'è molto tempo, ma dove interverrà soprattutto sul gruppo. Il nuovo allenatore di per sé dà una grande scossa, però il più delle volte non si ha appunto la bacchetta magica fin da subito. Sarebbe anche presuntuosi pensare questo, però è anche vero che quando un allenatore arriva e cerca di toccare determinate cose anche con una freschezza, quando si ha soprattutto a fine campionato, perché qui non siamo né a ottobre né a novembre né a dicembre, no? Si ha anche una freschezza. Io ho detto questo, voglio trasferirvi la mia voglia di allungarlo questo campionato. Quindi se in questo momento qualcuno pensa, perché è fisiologico, non è, può succedere in tante squadre, quando si arriva quasi al traguardo di dire vabbè ormai quest'anno è andato così, pensiamo invece quello che può succedere spingendo forte in queste 7 partite, di riprendere una situazione dove magari ecco oggi c'è un po' di malcontento, invece si può finire anche bene. Quindi questo è l'aspetto mentale che voglio dare, ripeto, collegato poi che senza l'aspetto tecnico di autostima dei calciatori, di stato fisico, io oggi non sono nelle condizioni massimali per valutare alcune cose, lo sarò sicuramente al termine della prossima settimana per valutare determinati aspetti totali della situazione della squadra. 7 partite al termine, 4 in casa, 3 fuori, lei ha visto d'avversario il Monterisi, l'ambiente che esso produce. Si aspetta anche grazie al rendimento in campo che ci sia un'unità di intenti proprio in questo rush finale di stagione per arrivare all'obiettivo che lei ha dichiarato, fare il massimo da qui alla fine. Guarda, io in ogni partita che ho visto il Cerignolo ho visto il pubblico spingere fino al 90esimo a prescindere dal risultato, quindi su questo credo che sia una cosa che onestamente va apprezzata. Poi ho sempre pensato che deve essere la squadra che trascina con l'entusiasmo tutta una città, non solo chi viene allo stadio. Da lì nascono poi i grandi traguardi anche inaspettati. Se vado a vedere la Juve Stabia oggi, l'ambiente non è quello di inizio campionato. È stata brava la squadra in una tifoseria che possa diventare determinante. Quindi siamo sempre noi i protagonisti che dobbiamo rendere tutti partecipi, e lo puoi fare non solo vincendo le partite, ma anche quando riesci a trasferire il senso che dai tutto, che c'è anche un gioco a prescindere, ma che c'è una squadra che dà tutto in campo, e allora lì la gente ti apprezza, secondo me, anche se ci può essere qualche battuta a vuoto. Quindi questo è un altro obiettivo assolutamente che dobbiamo conquistare anche per il futuro, perché non si possono creare grandi presupposti anche facendo squadre fortissime se poi non riesci a trasferire questo in una tifoseria, in una città. Grazie. Prego. Altre domande? Grazie a tutti. Grazie per la partecipazione. Grazie, buona serata. Grazie.